Ciao raga, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi un video che verrà utilizzato praticamente come una Bibbia, un'enciclopedia, una Wikipedia, quello che volete, perché vi vado a spiegare nel dettaglio, carte e strumento di Footbin alla mano, come funziona l'intesa su FIFA 23. Abbiamo già visto che questa è stata totalmente rivoluzionata rispetto ai giochi passati, permettendoci di poter esplorare opzioni diverse nella creazione delle nostre rose e andandoci a complicare soprattutto la vita nelle SBC, perché io di questa cosa ne sono sicuro e già so che impazzirò per fare le SBC, soprattutto delle icone, le SBC quelle iniziali. Ma comunque c'è da andare a capire per bene come funziona, perché ho letto anche nei commenti degli scorsi video che magari ad alcuni non era ben chiara questa cosa, e visto che prossimamente vedrete sul canale degli Squad Builder, voglio darvi tutti gli strumenti necessari per potervi anche permettere di modificare quelle squadre se qualche giocatore non vi piace o se avete già intenzione di migliorarle con dei giocatori che secondo voi potrebbero costare di più. Quindi mettetevi comodi perché questo video sarà abbastanza delicato e cercherò di essere il più chiaro possibile. Allora, eccoci dunque sullo strumento di Footbin di creazione rosa di quest'anno. Allora, innanzitutto qua avete un bottone che vi può aiutare ulteriormente, che è Chemistry Guide, ovvero Footbin al suo interno ha inserito questa guida che vi dà la possibilità di capire come funziona l'intesa, però è in inglese, quindi magari qualcuno di voi potrebbe far fatica, ed eccomi qua. Allora, innanzitutto vedete che cambia radicalmente la situazione, perché rispetto agli anni passati all'interno dei moduli non ci sono più quelle linee che ti permettevano di poter fare quei triangoli, di linkare il terzino con l'esterno, di linkare l'attaccante con il difensore, di linkarlo poi con il terzino. Quest'anno tutti i giocatori potenzialmente linkano con i restanti giocatori nella rosa attraverso quelli che sono parametri differenti. E questi parametri sono tre e li vediamo qui a destra. Il primo è quello del club, ovvero io, partendo da un esempio che è quello di Leao, abbiamo come club il Milan. Il secondo è quello della Lega in cui il giocatore gioca, che è la Serie A. E poi abbiamo infine il terzo elemento, che è quello della nazionalità, ovvero giocatori che condividono con il nostro Rafael Leao la nazionalità portoghese. Se voi ci fate caso, partendo da quello che è proprio il primo step, ovvero quello del club, vedete che ci sono due slot e il primo slot è illuminato. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ricevere il più uno dettato dall'intesa che il giocatore prende dai giocatori che sono nel suo stesso club, a questa formazione a me non basta altro che aggiungere un giocatore del Milan. Quindi io qui sotto ho preparato un Kalulu e voi vedete che anche se i due giocatori sono lontani all'interno della nostra formazione, abbiamo sbloccato il primo punto d'intesa. Con l'inserimento di Kalulu però all'interno della squadra, vabbè, non solo abbiamo aggiunto un altro parametro che è quello della nazionalità francese, ma è speculare. Ma andiamo su quello che è il secondo parametro, ovvero quello del campionato. E il boost che si ha nel momento in cui ci sono tre giocatori dello stesso campionato all'interno della nostra formazione è un altro più uno. Quindi se io in questa squadra vado ad aggiungere per esempio Ibanez, vedete che Leao e Kalulu vanno a due d'intesa, mentre Ibanez a uno, perché non ci sono né giocatori della Roma né giocatori brasiliani. Qualora volessimo guadagnare un punto d'intesa su Ibanez, dovremmo aggiungere o un giocatore brasiliano o un giocatore della Roma. Molto semplice. Terzo elemento dunque è proprio quello della nazionalità, quindi nel momento in cui noi in questa squadra non avessimo Kalulu, ma avessimo Leao e volessimo sbloccare quello che è il bonus della nazionalità, possiamo mettere magari un Mario Rui, che ci permette sia di raggiungere in questo caso il bonus del Portogallo che quello della Serie A, visto che abbiamo Ibanez. Ma se togliamo Ibanez vedete che comunque il bonus del Portogallo tra Leao e Mario Rui è sbloccato. Quindi tenere bene a mente che per aumentare gli slot di intesa di una singola carta, questi sono i tre parametri che dobbiamo andare a rispettare, ovvero club di appartenenza, nazionalità e campionato in cui il giocatore gioca.
Il secondo elemento che differisce rispetto a quella che era l'intesa degli anni passati è che l'intesa massima che un giocatore può avere non è più 10, ma bensì 3, data appunto da quei 3 singoli slot. E ovviamente l'intesa massima della squadra non è più 100, ma è 33. Cosa succede qualora un giocatore non dovesse avere 3 di intesa, o 2 o 1? Quindi Leao si trova all'interno di una squadra in cui non ci sono giocatori del Milan che gli permettono di sbloccare il bonus, non ci sono giocatori di Serie A che gli permettono di sbloccare il bonus e non ci sono giocatori portoghesi che gli permettono di sbloccare il bonus. Rispetto a quello che accadeva nei FIFA passati, non c'è nessun decremento statistico, quindi la carta non riceve alcun malus su quelle che sono le sue statistiche, che rimangono assolutamente inalterate. Quindi l'unica cosa che non accade al nostro Leao è quella di non prendere un eventuale bonus dettato da quello che è lo stile intesa che noi andiamo ad applicare, quindi un finalizzatore, un cacciatore, eccetera, non avranno effetto sulla carta se questa ha 0 di intesa. Ovviamente se noi andiamo ad avere ad esempio 1 di intesa, il bonus non sarà totale ma ne sarà un terzo. Qualora noi avessimo invece 2 pallini su 3 su Mario Rui, avremo 2 terzi di bonus dettato dallo stile d'intesa. Qualora invece dovessimo avere i 3 pallini d'intesa, quindi il giocatore al massimo, lo stile d'intesa darà il 100% dei suoi effetti alla carta in cui è applicato. Successivamente, un altro elemento che dobbiamo andare a considerare è quello delle posizioni dei giocatori. Perché nel momento in cui noi andiamo a schierare Leao, per esempio, da punta, noteremo che questo avrà un punto esclamativo che ci andrà ad indicare che Leao si trova fuori posizione. Ok? Quindi che cosa succede? Se Leao è fuori posizione, noi andando a cliccare su quelle che sono le sue info, adesso non sono ancora disponibili tutti quelli che sono le posizioni secondarie, vedremo appunto quali posizioni Leao può ricoprire, perché non è più come nei FIFA passati che l'esterno sinistro può diventare solamente AS o ES, ma se contemplato dalla carta può diventare per esempio anche un ATT o una mezzala o un COC, per farvi capire. Quindi, nel momento in cui il giocatore si trova con il punto esclamativo, in questo caso riceve un malus statistico e il suggerimento ovviamente è di non schierare mai dei giocatori fuori posizione, visto che attraverso lo strumento di cambio ruolo che farà diventare la carta automaticamente nel suo ruolo secondario prediletto se schierato lì, quindi se Leao per esempio dovesse essere punta, se noi lo andiamo a applicare un cambio ruolo qui non succede niente, non ce lo fa fare, se invece andiamo ad applicare il cambio ruolo qua diventa punta. Viceversa, se Leao oltre ad essere un esterno può essere una punta e può essere anche una mezzala, se andiamo ad applicare il cambio ruolo qui Leao diventerà una mezzala. Quindi quando applichiamo il cambio ruolo dobbiamo stare attenti a schierare il giocatore nel ruolo in cui vogliamo poi andare ad utilizzarlo per l'intesa, perché altrimenti non ci sarà la possibilità di scegliere. Se noi lo vogliamo far diventare mezzala e lo mettiamo punta, diventa punta, non ci verrà chiesto vuoi farlo diventare punta o mezzala. Quindi molto attenti a gestire quelli che sono i cambi ruolo, perché secondo me quest'anno non ci sarà appunto più quel discorso di prezzo magari del COCCC che costa tanto, ma ci sarà un drop particolare su questo elemento perché sarà perma richiesto soprattutto per le ibride, e quindi non sprecateli soprattutto all'inizio, visto che si tratta di un oggetto nuovo e che vi potrà sembrare strano da utilizzare. Quindi raga, per questo video sull'intesa è tutto, io spero di essere stato il più chiaro possibile, ho cercato di essere anche abbastanza sintetico in maniera tale da evitarvi di impazzire, perché poi avendo queste basi potete mettervi tranquillamente voi a sperimentare e vedete che capire è veramente facilissimo. Per tutte comunque le domande vi ricordo di farmi un commento qui nella box dedicata, in descrizione trovate tutte le info, in particolare la piattaforma Viola dove stiamo per ripartire a cannone. A me non resta altro che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto al vostro Liberoschi, ciao!